Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi è un'altra di quelle giornate che io personalmente ricorderò a vita, mi permetto di dire, perché riconsegnare uno spazio alla comunità, uno spazio rigenerato, soprattutto per chi ha la forza di ricordare com'era questa piazzetta qualche anno fa, è sempre un'occasione di grande soddisfazione per un sindaco, ma più che per un sindaco, per un cittadino, perché alla fine siamo persone che viviamo questa città, che amiamo questa città e che ci spingiamo sempre di più a volerla migliorare, ognuno con i propri ruoli, ognuno con le proprie responsabilità. Voglio ringraziare anch'io la famiglia di Don Peppino Maraglino, perché la loro presenza rende ancora più importante questo momento, perché Don Peppino è stato per noi tutti, anche se io non ho frequentato questa parrocchia, ma lo dico spesso nei racconti, ci passavo spesso perché era una parrocchia che aveva campi di sport, teatro, un piazzale immenso, delle generazioni di giovani che sono cresciute su quel piazzale e non solo, che facevano un po' invidia alla comunità, e qui vedo tantissimi giovani delle generazioni di cui Gerardo diciamo così ricordava, e a loro va ancora e sempre il nostro ringraziamento, perché la forte testimonianza del passaggio di Don Peppino in questa comunità è stata concretizzata ed è concretizzata da queste persone. Una puntata speciale di Polifemo Eventi, siamo a Palagiano, un 26 dicembre, una giornata natalizia, una splendida giornata che sembra quasi primavera. È un momento particolare per la comunità palagianese, infatti si sta celebrando la inaugurazione della piazza dedicata a Don Peppino Maraglino, scomparso nel 2019 e parroco della chiesa, della parrocchia di San Nicola. Siamo con il sindaco di Palagiano, l'avvocato Domiziano Lasigna. Un momento importante, un momento di gratitudine e di ricordo nei confronti di un uomo che è stato un esempio innanzitutto per Palagiano. Sì, è stato un grande punto di riferimento per la nostra comunità, per le nostre generazioni. Abbiamo noi tutti in qualche modo frequentato la parrocchia di San Nicola e Don Peppino era un po' il gran cerimoniere, oltre che pastore, uomo sacerdote di questa comunità, di questa parrocchia. Questa era una piazza in condizioni ormai pessime per abbandoni, per atti vandalici, e il tempo l'aveva in qualche modo abbandonata. In questi anni abbiamo voluto riprenderla, rigenerarla ed inserirla in quel percorso delle cosiddette piazze narranti. E ogni piazza racconta un personaggio della nostra comunità per in qualche modo legare ancora e di più Palagiano alle sue radici, alla sua storia, anche se questa, in ricordo di Don Peppino Maraglino, ricorda un sacerdote di origini massafresi ma palagianese di adozione. E siamo felici, oggi c'è una grandissima partecipazione, soprattutto quelle generazioni di giovani che sono cresciuti in quella parrocchia. Con quei valori, con quelle attività, con quei principi. Don Peppino è stato un maestro silente, è riuscito a guidare questi ragazzi, oggi tutti prevalentemente professionisti affermati, gente comune del nostro paese, che questa mattina con chitarra, bongo e voci animeranno il ricordo di Don Peppino. Siamo anche favoriti, come dicevo poc'anzi, da una giornata fantastica, è il nostro sud che ci regala il sole. E sembra quasi che sia primavera, che Don Peppino ci abbia messo la mano anche in questo. Una giornata straordinaria, temevamo il clima, invece ci sembra che sia una giornata fantastica anche per il clima, oltre che per la partecipazione. Prima di procedere a quella che è la benedizione, vorrei anche io spendere una parola innanzitutto di gratitudine verso tutti coloro che si sono prodigati in quest'opera. Un'opera bella, non solo agli occhi, ma bella per i significati, carica di significati, di valori, e soprattutto porta con sé un messaggio importante, un messaggio che diventa l'eredità stessa di Don Peppino. Un'eredità che non si ferma solo alle mura della Chiesa, agli spazi della Chiesa, ma che diventa anche apertura verso l'abitato. Sicuramente questo spazio, all'inizio, quando è stata realizzata la parrocchia, non era ancora tutto realizzato, era spazio ancora incolto da definire, da realizzare. E mi viene in mente un po'
questo pensiero. Don Peppino ha attraversato questi luoghi, questi spazi, ha calpestato soprattutto quest'area, non immaginando minimamente che un giorno sarebbe diventata un'area particolarmente dedicata a lui. E allora, insieme a questo spazio, alle vie, alle strade del territorio della parrocchia di San Nicola, vogliamo guardare a quella che è stata la missione di Don Peppino, una missione importante, una missione che è storia e memoria. Parliamo di 52 anni, se non erro, 52 anni di 51, 51 di parrocato, che non sono pochi. Ecco perché dico è storia e memoria e aggiungo memoria grata. Ormai la sera e si allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre, perché sappiamo che una nuova vita. Don Francesco Zito, parroco della parrocchia di San Nicola. Un ricordo di Peppino Maraglino, qual è l'aspetto della sua personalità che più le è rimasto impresso? La Serena dov'è? Perché c'è l'intervista. Posso subito dire che la cosa che più mi ha colpito di Don Giuseppe da quando l'ho conosciuto come giovane sacerdote è stata la sua apertura verso me, giovane sacerdote. Un sacerdote di tanti anni di ministero, grande, vissuto, non ha posto nessun limite all'incontro, al dialogo, quindi si è presentato veramente un fratello vero nel ministero, nell'accoglienza e soprattutto anche nella preparazione alla mia missione. Quindi di questo veramente sono grato a Don Peppino per la sua apertura fraterna e per la sua disponibilità ad accompagnarmi nei primi passi. Pochi giorni fa la parrocchia ha fatto 60 anni. Forse nessuno lo sa, ma ufficialmente sulle carte la parrocchia è nata il 1 dicembre 1961. Siamo al 21, quindi sono 60 anni giusti. Don Peppino è diventato sacerdote il 29 luglio del 62. A settembre del 62, il 15 settembre, è diventato parroco della parrocchia che stava solo sulla carta. Quindi grazie a lui, al suo impegno, è nato quello che è nato, c'è quello che c'è. Il signor Gerardo Tautonico, una persona che è stata molto vicina a Don Peppino, il ricordo, cosa appunto ricorda di lui? Un messaggio che ha lanciato alla comunità di Palagiano e che voi palagianesi portate dentro tutti quanti? Sì, Don Peppino è stato per tutti, penso, prima padre, poi amico e poi veramente consigliere e guida. Quello che ricordo per me è proprio il suo primo invito. Io tornavo da lavoro e lui era fermo sulla piazzetta, mi vide passare, mi conosceva di visto, si fermò e disse: "Guaglio, ragazzo, dice, tu sei sprecato così, affacciati in parrocchia, potrai fare tante cose". Ed è quello che abbiamo fatto. Per me è un grande onore, una grande gioia dare l'avvio a questo momento nel quale inauguriamo questa piazzetta e la dedichiamo a Don Peppino, che è stato per me un maestro di vita oltre che il mio padre spirituale. Inaugurare una piazzetta e regalarla alla nostra comunità in questo tempo in particolare è uno dei più grandi doni che possiamo fare, perché è un invito a non perdere il gusto e la voglia di stare insieme, di fare comunità. Una piazzetta, una piazza, un luogo pubblico è un luogo nel quale dobbiamo tornare a incontrarci, dobbiamo tornare ad abbracciarci, tornare a guardarci negli occhi. Investire in bellezza, investire
sui bambini, sugli anziani, perché questa è una piazzetta che abbiamo dedicato ai nonni e ai nipoti, è un segno di speranza, è la voglia di guardare al futuro con occhi nuovi. Don Giuseppe è stato molto attento a questo scambio tra le generazioni. Lui curava i bambini, curava gli adulti, curava i giovani, con uno sguardo al Concilio Vaticano II, provare a dare responsabilità ai laici affinché spendessero la loro vita e la offrissero come dono al Signore. Marco Orsini, assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica di Palagiano, un'opera, questa la realizzazione appunto di questa piazza, che rientra, come dire, in un piano come dire, più articolato di piazze fruibili per la comunità a tema, ma soffermiamoci appunto sulla piazza che è stata inaugurata oggi. Questa piazzetta dedicata a Don Peppino Maraglino è una piazzetta che abbiamo dedicato ai nonni e ai nipoti. È una piazzetta che rigenera e riqualifica un quartiere, offrendo uno spazio per il gioco, un gioco che abbiamo voluto anche appunto nella scia del discorso tra nonno e nipote dedicare a giochi della tradizione, a giochi del passato. Una piazzetta che ha visto incrementare anche gli spazi a verde, abbiamo aumentato la superficie non pavimentata e abbiamo voluto anche aumentare il numero di sedute, proprio perché uno spazio pubblico è uno spazio offerto a una comunità affinché possa incontrarsi, affinché possa socializzare, possa confrontarsi. E mai come in un periodo come questo, come un periodo come quello che stiamo vivendo, tra distanziamento sociale e un po' questo isolamento al quale siamo costretti a volte, un luogo di questo tipo acquista significato e valore. Come potete vedere, fondamentalmente abbiamo scelto il colore. Ora, non è del tutto apprezzabile la piazza, perché noi il colore l'abbiamo scelto anche nel momento in cui abbiamo dovuto optare per la scelta degli arbusti e degli alberi. Abbiamo piantato 5 alberi di Giuda e 5 alberi di Carrubo. Gli alberi di Giuda sono particolari per il loro colore in primavera, speriamo di poterlo apprezzare appieno, perché sono pieni di foglie rosa. Stessa cosa per quanto riguarda gli arbusti: viburno, lentisco, corbezzolo, tutte scelte colorate per appunto seguire un filo logico in tutta la progettazione. Io volevo personalmente ringraziare, e li vedo lì, l'impresa Piccini Costruzioni SRL, perché nella persona di Giuseppe Piccini, Francesco Piccini, ho visto Tommaso e tutta la squadra. Siamo partiti dall'idea di voler dedicare anche questa piazza a coloro che abitano il quartiere, quindi i più piccoli e chi li accompagna, che di solito sono anche i nonni. Abbiamo quindi creato, tornando anche un po' bambine anche noi, pensando anche alla nostra infanzia in parrocchia, in piazzetta con Don Giuseppe, appunto, abbiamo voluto ricreare delle zone gioco, che sono delle zone particolari, le vedete ecco sotto i vostri piedi, che portano con sé anche dei concetti didattici, quindi per non fare semplicemente un gioco per passare il tempo, ma perché no anche imparare qualcosa. E poi abbiamo creato anche per gli accompagnatori, per i nonni, che in questo quartiere comunque siedono ancora fuori la sera, dei punti di aggregazione, sedute che magari diventeranno anche sedute all'ombra questa primavera, quando vedremo sbocciare gli alberi e crescere. Quindi delle sedute per coloro che magari possono anche insegnare ai più piccoli come utilizzare questi giochi. Abbiamo messo giochi anche antichi, come dicevamo prima, la campana, i pianeti, i numeri, che possono stimolare i più piccoli e non solo. Una splendida piazza, non è nata certo così per caso, non è stata costruita per caso, ma c'è tutto l'ingegno dei progettisti e le capacità della ditta che l'ha realizzata. Siamo con l'architetto Maria Antonietta Mongelli. Ecco, parliamo un po' delle caratteristiche e della finalità che hanno sotteso appunto la realizzazione di quest'opera pubblica.
Allora, la piazza nasce appunto per i più piccoli, per i loro accompagnatori, i genitori nonché i nonni, e quindi abbiamo voluto insistere su due concetti fondamentali, quello del gioco, un gioco didattico, un gioco anche antitrauma per i più piccoli, e quello della sosta, la sosta al fresco, riparata dagli alberi, una sosta che possa essere anche un punto di ritrovo per tutti gli anziani del quartiere. C'è l'impresa che ha realizzato i lavori. È stato un grande lavoro, grazie all'ingegner Vinci e all'ingegner... Il nome della sua impresa? Cini Costruzioni. Grazie all'architetto Mongelli, e abbiamo fatto un grande lavoro tutti quanti insieme, e speriamo che questo possa durare, diciamo, negli anni a venire.